Ok, sono ripartito. Ciao a tutti, oggi continuiamo la nostra serie di interviste per il Curriculum Stabile. Oggi siamo con Stefano Righi, in arte Johnson Righeira, dei Righeira, e volevamo parlare di musica e non solo. Voi avete avuto tanti grazie prima di tutto per grazie, la disponibilità. Grazie a te di avermi aspettato. Non sei il primo e purtroppo non sarai neanche l'ultimo, perché la puntualità non è mai stata, diciamo, un accessorio di serie nella mia vita. Abbiamo aspettato con piacere, perché ci direi cose interessanti. Allora, avete avuto tanto successo con soprattutto tre grandi pezzi: Stati Vamos alla Playa, Non Tengo Dinero, L'estate sta finendo, e poi nell'86 avete partecipato con Innamoratissimo a Sanremo. Arrivando 15esimo su 18. Però avete vinto il festival l'anno prima, L'estate sta finendo. Volevo un po' sapere come è nato il sodalizio con il tuo ex socio. Ma niente, sembra la mia prima bocciatura, quella che mi fece finire in classe con tua mamma, e sono finito appunto in classe con Michael. Abbiamo sodalizzato subito e era un periodo in cui cominciavo ad manifestare una certa inquietudine, che mi portò prima a iniziare a lavorare nelle radio libere, allora si chiamavano, e poi a fare una fanzine punk. E poi a un certo punto feci un disco per la Italian Records di Bologna, un'etichetta indipendente che annoverava tra le sue file gruppi come gli Schiantos degli inizi, i Gas Nevada e tanti altri che hanno segnato un po' quella scena all'epoca, la scena bolognese, che era... Bologna era il posto dove in quel momento stava accadendo, era la piccola Seattle italiana. E per cui io feci questa cosa e poi questo progetto andò avanti finché conoscemmo poi i Fratelli da Bionda, grazie agli amici comuni, e si decise a quel punto di registrare uno dei pezzi che noi abbiamo portato a sentire appunto ai futuri produttori Fratelli da Bionda. E si decise noi partivamo per il militare, avevamo nel frattempo finito il liceo, e quindi si iniziò a registrare Vamos alla Playa e decidemmo a un certo punto di diventare un duo. Loro erano la Bionda erano innamorati di noi fondamentalmente come personaggi, e niente, poi mentre noi eravamo a militare venne ritoccato il pezzo fino a farlo poi uscire nella primavera dell'83, e dopodiché le nostre vite cambiarono radicalmente. Infatti volevo chiederti proprio come vivere un grande successo così anche internazionale da giovani, da molto giovani, non capisci, tanto conosciuti, non riesci neanche a renderti conto di quello che succede fondamentalmente, anche perché poi questo sorta di cuscinetto che è stato il servizio militare, che praticamente io sono partito per Naia con una vita e ho finito Naia che la mia vita era completamente cambiata, senza che io avessi tutto sommato il tempo di vivere quotidianamente questo tipo di cambiamento. Fino a qualche mese prima compravo, non so per dirti, i dischi di Culture Club. Un giorno in uno studio televisivo a Parigi li incontrammo e poi George, vedendoci arrivare, si mise a cantare Vamos alla Playa, per cui c'è un cambiamento come puoi intuire piuttosto radicale. E dei grandi personaggi che avete incontrato, chi ti ha colpito particolarmente di quegli anni, in campo musicale, non so? Fin non ho mai avuto, io già prima ho incontrato i Crisma, che quando facevo la fanzine punk c'era Maurizio Riceri, che non c'è più purtroppo, mi comprava 50 copie così io avevo i soldi per fare il numero successivo, ma loro ritengono che i Crisma siano uno dei gruppi più incompresi per certi versi della scena musicale italiana. Loro hanno sempre avuto un respiro molto internazionale, in Italia non sono mai stati molto cagati, e neanche Maurizio dopo che è venuto a mancare
non gli è stato ancora riconosciuto, secondo me, l'enorme valore dal punto di vista. Forse sono stati inglesi, sarebbero stati magari osannati in Italia, erano troppo forse strani, non lo so. Però, per esempio, qui, no? Poi altri gruppi che mi sono piaciuti, altre persone che ho incontrato che mi sono piaciuti, con cui ho legato più che con altri, per esempio è stato Alberto Fortis, oppure Plastic Bertrand, o più recentemente, poi sono diventato amico di personaggi che all'epoca erano un po' dei rivali, per esempio Gazebo, che noi eravamo separati bene anche in Germania, lui mi ricordo in Germania arrivò al numero al primo posto, noi eravamo solo al terzo e quindi rosicavamo un po' nella fase di revival degli anni Ottanta. Siamo poi diventati amici, all'epoca non ci cagavamo tanto. Siamo amicissimi con Paul, un caro amico, una cara persona. Volevo chiederti come mai secondo te c'è stata una riscoperta degli anni Ottanta che fino a pochi anni fa erano molto criticate, no? Perché erano un po' il simbolo dell'allontanamento dalle ideologie politiche, dall'impegno. Per fortuna, sì, infatti. Come mai secondo te gli ultimi anni invece hanno avuto... Sai, perché noi siamo sempre stati invitati qua in Italia comunque a considerare, soprattutto in quegli anni in cui la politica era persino troppo presente nella quotidianità, o comunque presente in un modo molto invasivo per certi versi, ma legittimo, ma anche un po' troppo invasivo, cioè nel senso che andava a influenzare cose che tutto sommato non erano necessariamente legate a quello, tipo la musica è musica, non è politica, la politica è politica, la musica è musica. E quindi e anche questo, i cantautori per esempio, che sono stati una grande realtà italiana, ma allo stesso tempo hanno un pochino disabituato forse i musicisti italiani a fare quello che noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare, cioè, o quello che comunque si è sempre fatto all'estero, nei paesi soprattutto anglosassoni, la ricerca di un sound. E diciamo che le parole forse erano più importanti dell'aspetto musicale. E quindi negli anni Ottanta sono stati in Italia proprio questo un fenomeno di questo tipo, nel senso che la musica è tornata ad essere musica, no? All'insegna di un certo disimpegno che poi bisognerebbe anche che mi spiegassero cosa vuol dire. No? Se non è una cosa solo negativa. La musica è la musica. È musica, cioè, per esempio, Mozart era un pezzo che venne interpretato in Germania come un pezzo antinucleare, perché in realtà è una canzone ispirata alle canzoni degli anni 60 come tematica spiaggiaiola, ma in realtà è una canzone spiaggiaiola post-atomica, quindi non aveva nessuna implicazione, sicuramente rifletteva quello che col senno di poi era un po' una paura di quel periodo, no? Questa minaccia nucleare, c'era comunque tensione tra l'Unione Sovietica e Stati Uniti, no? Per cui c'era un po' aleggiava questa minaccia e quindi evidentemente uno rispecchiava questo clima dell'epoca. Però allo stesso tempo in quel periodo, soprattutto in Italia, c'è stata una grandissima una rivoluzione musicale, cioè nel senso che una certa new wave, una certa elettronica si fondeva tutto sommato con la tradizione melodica italiana e diede vita a quella che poi è stata successivamente denominata Italo Disco, che tuttora ha un sacco di seguaci un po' in tutto il mondo e di gente che si è ispirata a quello. Ed è stato un periodo di grandissima creatività, non solo nella musica, nell'arte, nel design. Sono stati anni sicuramente strepitosi. Io ricordo benissimo come all'epoca nella contemporaneità venissero criticati. In realtà è stata l'ultima decada in cui in diversi ambiti artistici e creativi c'è stato veramente tantissimo e tante cose che sono rimaste ancora adesso. Per cui sono tornati, uno perché comunque c'è periodicamente un ritorno alle cose vecchie, una generazione quando diventa adulta ricorda la propria gioventù, quindi adesso essendo
adulti, anche in qualche caso quasi un po' vecchi, e, però la gente che è in giro, le famiglie, sì, tutte persone che in qualche maniera o da bambini o da adolescenti così hanno vissuto quel periodo, quindi e col distacco che soltanto il tempo che passa può dare, e sì, le cose chiaramente diventano molto più evocative, no? Si ricordano con più affetto perché ricordano anni magari di spensieratezza, quello che è, comunque anni che io ribadisco che sono stati bellissimi, cioè per noi sicuramente, e niente, per cui c'è stato questo ritorno e poi sono diventati un genere, ma come la disco music, certo, come altri generi musicali che sono diventati poi un genere, no? Prima c'è stato magari un certo revival e poi si sono stabilizzati come... E sono tuttora, meno male perché se no non lavorerei, e sono tuttora nelle serate anni 80, nelle discoteche, sì, no, così. Molto successo. Sì, sì, diciamo sì, certo non sono di solito serate per adolescenti, ma, o diciottenni, ma sono un po' dei vecchi, diciamo. Cosa volevo chiederti, i vostri hanno un po' dei tormentoni, no? Sì, come mai negli ultimi anni invece un tormentone è andato un po' a estinguersi? Gli ultimi anni? Ma no, c'è sempre un tormentone. C'è un po' la crisi del tormentone, soprattutto estivo, no? C'è sempre un tormentone. Ci sono sempre dei tormentoni, c'è stato Rovazzi, quest'anno c'era l'esercito del selfie, che sono stati un po' tormentoni, oppure Sofia di Alvaro Soler, ma ci sono sempre un po' di tormentoni. Tutto sommato le cose durano meno di una volta, perché c'è comunque, nella musica non esiste più il supporto fonografico, okay, no? E quindi si è un po' smaterializzata, e allo stesso tempo forse anche perduto un po' di importanza. Una volta, sai, ti mettevi da parte i soldi per comprarti il vinile, i dischi, quelli di vinile, i rotondi, i neri di solito. Poi dopo sono usciti fuori i CD, ma era... Quando si era ragazzi ti mettevi da parte i soldi per comprarti un disco che ti piaceva, e quindi quando riuscivi ad averlo diventava quasi un feticcio, era qualcosa importante, poi lo potevi toccare, cioè nella copertina, lo aprivi, e adesso invece te lo scarichi su un telefonino e quindi poi magari lo ascolti un po' di volte, poi fai posto e metti un'altra roba, e quindi in qualche maniera ha perso un po' di importanza, se vogliamo, la musica in assoluto, e soprattutto poi le cose durano meno, è tutto molto più rapido oggi, quindi anche il successo di un brano è molto più rapido, è difficile che ci siano dei brani, sì, che si fermano, che caratterizzano un'estate. Accade come per esempio con i titoli, alcuni titoli come quelli che ho fatto prima, ma mediamente la vita di una canzone che pure riesce ad avere magari un certo successo è molto più breve di quello che era una volta. E io volevo chiederti, voi avete fatto molta ricerca anche come stile, no? Punk, un po' l'elettronica, poi eravate molto interessati al futurismo, a me questa cosa qua mi ha molto incuriosito, no? Assolutamente. Perché essendo di sinistra, voi eravate diciamo affascinati da quel mondo, e poi soprattutto una cosa, un brano che a me piace, so che anche a te, è il tuo preferito, Luciano Serra Pilota. È uno dei miei preferiti. È uno dei miei, so che in alcune interviste lo citavi. Tra l'altro adesso è stata fatta una versione nuova da un ragazzo che ha un duo che potrei definire di elettronica, ma è strano perché lui suona a tastiere, Theremin. Si chiamano Lamortex, L'Amortex, lui ha creato questo duo con una ragazza che invece suona l'arpa. Ah, una cosa. Sì. Peraltro strumento che sta benissimo con i suoni elettronici. Ho fatto questa versione nuova di Luciano Serra Pilota che ho ricantato io, e qui lo dico e qui lo nego perché stiamo aspettando che ci consegni la voce fatta da lui, e dovrebbe esserci il featuring anche di Enrico Ruggeri. Ah, la faccia, la proprio. Anzi, dopo magari lo chiamo per dire a che punto sei. E volevo sapere, siete stati criticati per questa scelta? Sì, perché essendo un film del periodo, diciamo, del ventennio, con certo. Antonio Mazzari, comunque è un'opera importante per l'epoca, però dico, diciamo che di 40 anni siete stati criticati. Finché eravamo a scuola e manifestavamo questo interesse per il futurismo, eravamo guardati con molto sospetto.
Se io andavo, a me piaceva la disco music, il funky, qui non so, andavo alle feste in casa fatte da quelli che una volta si chiamano cremini, e poi successivamente i cabinotti, o comunque i fighetti, per essere più, diciamo, più diciamo, italiani nel senso. E, quindi andavamo alle feste invece qua dove ballavamo la disco così, poi andavamo ancora, io soprattutto andavo ai cortei, poi feci una fanzine punk, poi mi piaceva il futurismo, quindi stavo sul cazzo praticamente a tutti, cioè, era molto, era il risultato finale era quello, per cui, poi in realtà dopo aver fatto le cose che dopo è successo, ovviamente questa aspetto, sì, sicuramente venivamo ignorati del tutto dalla critica o comunque abbastanza stroncati dalla critica musicale ma ci troviamo improvvisamente di fronte a un pubblico che non era quello a cui pensavamo di rivolgerci, cioè un pubblico di nostri simili, diciamo, ma era invece un pubblico molto popolare, per certi versi per fortuna, per altri però fu un po' frustrante all'epoca perché io non sapevo che... cercavo di metterci dei riferimenti appunto delle cose così che magari non venivano esattamente colti dal pubblico a cui ci eravamo trovati davanti, mentre invece quelli a cui che avrebbero potuto cogliere queste cose non ci cagavano. Allora sì, cioè, questa situazione era un po' così. Siamo arrivati alle ultime due domande, volevo chiederti, hai avuto delle collaborazioni con degli artisti importanti anche torinesi, no? Tipo Farsino, di Statuto, i Ciuzzoni, volevo sapere un po' la torinesità quanto è stata anche importante per le collaborazioni. La torinesità... Anche Torino, nel campo musicale, ha avuto la sua importanza. Certo, io non solo sono di Torino, ma sono anche di Barriera di Milano, quindi questo ha... diciamo, mi colloca geograficamente in un posto ben preciso. Sono un barrierante come era Gippo Falsino, che io adoravo. Ecco, oltre a tutte queste cose, cioè, mi piacevano anche le canzoni di Gippo, le mie influenze erano decisamente un po' eclettiche. E, io ho sempre amato per esempio una canzone come Sangon Blues, che era uno spaccato di una Torino che ovviamente io non ho mai vissuto, hanno vissuto i miei genitori. Quella del dopoguerra, diciamo. Esatto. E quando mi è capitato di conoscerlo e di avere l'onore e il privilegio di cantare con lui sul palco a una festa allo Spazio 211, cantare Sangon Blues, ero enormemente emozionato, cioè avevo le lacrime agli occhi sia prima che dopo, durante, poi sul palco viene fuori il mestiere e non ti, e ovviamente vai avanti e diventa tutta un'altra cosa. Ma e fu molto emozionante questa cosa con Gippo e devo dire che i genitori del mio carissimo amico, mio amico di sempre, poi ai tempi del liceo, che all'epoca mi vedevano un po' come quando muovevo i miei primi passi nell'ambito musicale, mi vedevano un po' come un illuso, così. Poi successe quello che successe e quel giorno lì, qualche anno fa, quando cantai con Gippo, vennero a vedere e videro praticamente il loro idolo cantare insieme a me e quella cosa fu bellissima, fu un po' la quadratura di un cerchio perché mise un po' tutte le cose a posto e ristabilì, diciamo, la pace nel mondo. È stato bellissimo, infatti ricordo quel momento con grande affetto quando abbracciai poi questa mamma mia, amico con cui peraltro ha avuto buoni rapporti, però sai, infatti io all'epoca, ai tempi del liceo, ero strano, era forse difficile immaginare anche per me quello che sarebbe successo dopo. E poi, vabbè, gli Statuto sono un'altra istituzione torinese, i Subsonica sicuramente, anche se forse magari meno, no, ma non sono molto torinesi anche loro, certo, hanno fatto canzoni assolutamente riferite, è stato molto bello collaborare con lui, soprattutto è stato molto bello con loro, è stato molto bello fare anche qualche concerto con loro davanti a un sacco di gente, un pubblico completamente diverso da quello che abbiamo sempre avuto noi come Righeira, diciamo, quello che continuo ad avere io adesso come Johnson Righeira, ma è stato bello anche, per esempio mi ricordo il primo concerto all'Arena di Milano, il concerto che facemmo l'anno in cui uscì la funzione, un pezzo che abbiamo fatto insieme, mi ricordo che facemmo la funzione e poi
mentre ci stiamo allontanando dal parco, l'arena di Milano cominciò a cantare Vamos alla Playa. Fu, devo dire, abbastanza emozionante, tanto che poi venne preparata una versione di Vamos alla Playa dai Subsonica, che abbiamo aggiunto poi, aggiunto nei successivi concerti. A furono di popolo, diciamo. Invece l'altra è una domanda mia, diciamo più personale, perché seguo la parte calcistica del nostro blog, anche io sono della Juve, e allora volevo chiederti una cosa, vabbè. Gobbo dalla nascita. Volevo chiederti una cosa, perché io sono andato a Modena un paio di anni fa, ho visto un adesivo di un gruppo che... Manicomio Ghirlandina. Tanto per la tua immagine, poi tu sei juventino, ma sei anche molto amato dal tifoso del Toro, diciamo, non sei un gobbo di quelli... Un gobbo buono, non odiato da... E poi soprattutto... Sì, da quelli seri, quelli che conosco sicuramente. Perché c'è simpatia, ecco, al di là dell'ambito sportivo. Ma io sportivo, sei certo, ecco, voglio dire... Sei una persona trasversale dal punto di vista. Io, per esempio, a differenza di tanti miei compagni di fede calcistica, ho grandissimo affetto per il Torino, tranne che nei derby, ovvio. Però gli altri giorni dell'anno. Però io mi guardo quando sono a casa tranquillo, amo guardare il calcio e mi guardo le partite del Toro, ti fanno il Toro. Cioè, così anche come sono. Una storia affascinante. È una squadra gloriosa della mia città, della città che amo, per cui io amando la mia città amo quello che ne vedo qua, magari non proprio tutto, ma buona parte delle cose che la rappresentano, ecco. E poi sono anche tra l'altro tifoso da un po' di tempo dell'Union Saint-Gilloise. Ecco quello, da dove è nata questa, a parte che gli stessi colori del Modena, allora magari allora, c'è no, qualcosa... No, la storia è più complessa, è più complicata. Okay. No? Il Modena, quella storia del Modena fu che a un certo punto mi mandarono su Facebook un'immagine di una cosa che poi scoprì essere un adesivo con la mia faccia contrastatissima, è scritto Manicomio Ghirlandina, oltre il risultato. Io scrissi a questo qua, mi hanno mandato sopra, ma cos'è questa roba? Guarda, un adesivo, sei la nostra icona. Io dico, sì, ma dico, ma perché? Ma sai, c'è chi ha Jim Morrison, chi ha Sid Vicious, chi ha Che Guevara, e lì mi sono toccato un attimo. Erano tutti morti. Perché erano tutti morti e temevo che questa cosa fosse il preludio. In realtà poi sono diventato amicissimo di questi ragazzi, ho dato anche qualche partita allo Stadio Braglia. E adesso purtroppo il Modena è stato radiato, adesso con un presidente come Caliendo non credo che si potesse ambire a grandissimi risultati. E invece per l'Union Saint-Gilloise, che è la squadra che milita attualmente in Serie B belga, una volta che andai a Bruxelles e che in concomitanza con un concerto sia nostro che poi, se non sbaglio, quello dei Subsonica, e semplicemente volevo andare a vedere una partita di calcio, mi informai su quale squadra giocava in casa in quei giorni, e partì dalle squadre di Serie A così, e scesi fino allora era una specie di Serie C, e scoprì che soltanto questo Union Saint-Gilloise giocava in casa, andai a vederla e poi scoprì che invece i miei amici italiani che vivono lì, erano tutti tifosi di questa squadra che è di Saint-Gilles, che è una sorta di sobborgo di Parigi, un comune di Bruxelles capitale. E la cosa è andata via via intensificandosi fino a far sì che io adesso sia riconosciuto come tifoso ufficiale della tifoseria, mi hanno intervistato per la fanzine degli Union Boys, ma la cosa clamorosa di cui parlavo ieri sera tra l'altro anche con i miei amici della Juve, dell'associazione quelli di Via Filadelfia, e che se ne è parlato anche con Nedved, l'Union Saint-Gilloise è nata il 1 novembre 1897, lo stesso giorno in cui è nata la Juventus, è giallo-blu di colori come i colori della città di Torino, e l'ultima partita internazionale che ha fatto nel 64, perché era una squadra molto forte negli anni 20-30, e poi ha avuto un po' una sorta di declino nel dopoguerra soprattutto,
E l'ultima partita internazionale che ha fatto la giocò nel 1964 con la Juventus. Quindi stiamo sognando veramente di fare di riuscire a organizzare un amichevole Union Saint-Gilloise Juventus, perché ci sono troppe coincidenze. La seconda maglia della Juve per tanti anni è stata anche quest'anno. Anche quest'anno, allora c'è comunque un legame. Sì, ma poi lo stesso giorno è incredibile. E quindi niente, quindi sarebbe bello. Sarebbe molto bello, anche perché l'Union soddisfa la mia voglia di calcio, sì. Old school, sì. calcio dai grandi giri. Sì, sì, perché i giocatori che finiscono la partita arrivano verso la tribuna e vengono a stringere la mano. Come un 50 è una roba, sì, un po' un anni 50, una cosa, un calcio che forse io non ho vissuto da adulto, sicuramente no. Sì, ma che non ho mai visto. Lontani ricordi magari di qualche... Quindi alle riunioni. Allora niente, grazie. Grazie a te, mille, stato soprattutto anche perché molto piacevole. Non so se lo accennavo all'inizio, tu sei stato compagno di mia mamma al liceo e io da bambino mi raccontavo. Anche qua mettiamo a posto le cose, chiudiamoci. Mi raccontava un po' degli scherzi delle delle che facevi. Sì, anche allora, cercavamo allora mi ha fatto piacere. Cercavamo di fare. Pur di non occuparci degli argomenti scolastici, si cercava di farne tutto, insomma. Tutto era più interessante di quello che si faceva a scuola, in realtà. Però c'era anche qualcosa, per fortuna c'era anche molte cose interessanti, anche se le seguivo magari meno. Grazie mille. Grazie a te, è stato un piacere, stai bene. Grazie. Ciao. Ciao.